Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, la quarta della visione precedente praticamente era finita, c'era da raccogliere solo degli altri, ma sporcizia, sono tornato da Preston, ci ha dato un'altra quest, ci ha fatto tornare questo bel posticino, vi ricordate dove abbiamo trovato la rivista? Che ci ha dato a sua volta una quest per andare in un posto nuovo. E quindi, insomma, ho toccato il video perché è interessante, vedete, dobbiamo andare qua. Penso che si passi da qui perché non c'è niente qui. Quindi sì, uccidi i pedoni qui, riserve alimentari federali. Ma proviamoci, dai, vediamo che succede. Magari c'è un'entrata che mi sfugge, o la cappella è un'uscita, o una doppia entrata. Beh, non lo so, perché faccio fatica a ricordarmi, sinceramente, per più di 2 anni, e quindi è fatica. Andiamo pure, è stato un posto nuovo e mi piace esplorare. Magari trovare qualche altra rivista o qualche altra statuetta o qualche altra sorpresa. Perché qui ci sono anche delle armi in questo gioco, diciamo, tra virgolette, nascoste, perché si possono trovare solo attivando certi meccanismi, quindi sì, sono nascoste. Però comunque Ma alla che? portata di tutti. No, cazzo, Ti no! sparano a È un problema. codardi! No, 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 non ci provare proprio. Hai fatto la fantozzi, vero che ti ha ritornato la bomba in idea, infatti, ha fatto la Questo fantozzi. combattimento è È sbagliato. stato. Ma che posto è questo? Ok, toh. Io ero andato per fare una cosa e come al solito ne ho fatto un'altra. Perché devono sempre Oh, contrattaccare? salve! Oh, Cosworth, ma non fai mai un cazzo di niente? E che cavolo? Accidenti a te. Almeno cerca di impegnarti. Questo è scemo proprio, io l'ho sempre detto. Insomma, sì. Ok, tu sei qui a rompere le palle a me. Oh, finalmente. Un salve! Un signorino in armatura dorata. L'armatura dei cavalieri siamo. In questo, insomma. Bene. Essere colpito. Ti ho spaccato in quattro. Mi fa piacere. Un uno in armatura atomica e viene con la leva per ruote. Ma è strana come cosa. Però, vediamo il T60. Complimenti, signore. Ha fatto una bella scelta. Peccato che gli altri pezzi non li abbiamo. Beh, io proseguo un Arrenditi pure attimo qua quando perché lo voglio puoi. anche esplorare sto posto. Non so di cosa si tratti, ma mi riserva. È qui che dovevamo andare. Ma allora, insomma, sì, è tutto a posto. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa tipo una cacata. Oh, gli ho fatto saltare la testa. E vabbè, sì, sono un bell'uomo, in fondo, sì, dai. E perde la testa per me, è normale, anche se è un uomo. Vabbè, il mio personaggio è femminile, quindi ci sta. Oh, salve! Dunque, il modo migliore per fare una figura meno di merda, quale sarebbe? O questa? Sì, tipo questa. Allora, vediamo un pochino qui cosa ci dice. Addirittura ardua, quindi dovrebbe essere qualcosa di interessante. Almeno penso. Non Bene. credo. Comandi della torretta, beh, non era tanto interessante. E comandi l'effettore, beh, spegniamo, va, che è meglio. Ok. Vabbè, c'è qualcosa che non mi quadra. Ho visto come se fosse qualcosa. Non capisco esattamente chi. Dove. Oh, fammi passare. Ma non c'ho letto. Oh, non posso. Ovviamente perché qualcuno mi sta attaccando e io non lo vedo. Che sia lì. Allora, c'è una torretta. Ma pensate voi dov'è la torretta? Ok, questa è andata. Poi gli uomini cattivi e brutti dove sono? Che vorrei prenderlo. Vai! Ok, Lasciamo perdere. dovrebbe essere a posto. Adesso metto un attimo qui che. Siamo Ce n'è un ostinati. altro. E però non lo vedo nel radar, quindi. Ah, l'avevo visto, intravisto. È sparito, porca miseria. Se riesco a trovarlo, vado a dormire così evito di prendere danni da radiazioni e non sarebbe malo. Maledizione, dove sei? Fatti vedere. Batti un colpo. Maledizione. Non lo so. Oh, eccolo, da qualche parte. Eccolo qui. Rilevo segni vitali Posso stare qui ostili. tutto il Toh, giorno! ma per me puoi starci, tanto sei morto. E quindi siamo a posto. Ok, dovrebbe bastare un'ora, parliamo italiano. E si è risolto tutto. Ok, possiamo andare a tranquillamente a parlare italiano perché evidentemente ho dei problemi oggi. Ok. Toh.
Oh, mi dispiace tanto. Si sarà fatto male? Evidentemente sì. Allora, vediamo di salire un po' e esplorare un po' meglio, perché non ho esplorato un cazzo. Salve, signora. Signor o qualsiasi cosa sia. Vediamo un po'. Beh, una granata sì, essenziale, fondamentale. Beh, quella è meglio. Salve. Sì, a tutti quanti. Oh, c'è qualcosa qui. Ma cosa ci sarà mai? Accidenti, accidentasso. Vediamo un po'. Una bottiglia, beh, quella è essenziale nei momenti duri. Non c'è un cazzo, vero? Accidenti a te. Non mi hai messo. Non è che c'è una bomba, no? Perché sai. Vabbè, che in teoria non dovevi più farle saltare col talento che ho preso. Una Bolt, una carabina da combattimento. Devo controllare, perché a volte la stessa arma può avere munizioni diverse. Quindi devo controllare e segnarmene magari certe armi per vedere se sono più potenti, perché cambiano munizioni e a volte può succedere, scalano. Oh, ma che cazzo, io devo spente le luci, perché c'è una lousa qua che non si sa da dove parta, però arriva da qua. C'è qualcosa che illumina, però non capisco. Sentite il rumore, è la lousa. Accidenti, non so dove sia. Vabbè, pazienza, perché mi dà fastidio sentire questo rumore. Vabbè, andiamo pure. Vediamo se c'è qualcosa. Deve essere qualcosa. Però, un divano ci si gode il panorama. Niente che dire. Cosa c'è qui? Un Radix che può essere utilissimo. Questa roba da mangiare che può essere utile, anche se un po' radiativa. E per il momento qua non c'è niente. Quindi usciamo di qua. Adesso vado a destinazione, ma devo esplorare perché ho ammazzato tanta gente e vorrei prendere tante ricompense. Perché queste armi potenti le abbiamo trovate appunto dei mob normali. Quindi vorrei vedere se c'è qualcos'altro. No, abbiamo fatto il giro. Però non ne trovo tutti quelli uccisi. E vabbè. Oh, salve. Questa è la cosa buona. Io ho ammazzato due torrette. Una era lassù, mi sembra. Forse lassù. Però era su. E quindi non so se riuscirò a prenderla. Non mi ricordo. Vabbè, pazienza, farò senza. Scusate, però qui c'è qualcosa. Io vorrei vedere cosa. Ecco, qualcosa c'è. Un cazzo, però c'era. E l'importante è quello. Beh, allora abbiamo esplorato tutto possibile. No, non tutto. Ditemi che c'è qualcosa di buono. Diciamo sotto un punto di vista sì, sotto l'altro ok, beh, andiamo pure, basta a esplorare perché tanto è inutile, e andiamo al punto prefissato della quest, che però mi sta proprio antipatica. Era lì la torretta perché c'è il fumo e non so come arrivarci lassù. Vabbè, pazienza, insomma, sì, entriamo e vediamo cosa c'è a parte i morti. Una pistola, solite cose, dai, non sto neanche a dirvelo. Vediamo un po'. Non c'è un cazzo. Password, quanto ti manca per togliere dei marroni? Non vedo l'ora. Vabbè. Sigaretta. Porta sigari. Fumava qui, E c'è un... salviamo in più. C'è una cosa che non ho visto, sono proprio ceccato. 140 del 45. Quante munizioni abbiamo? Di queste ne abbiamo 5.000, di queste ne abbiamo 1.800 e dalla pistola abbiamo 3.000. Beh, direi che ne abbiamo abbastanza. Queste 900, purtroppo ne abbiamo un po' poche. Però faremo senza. Va bene, vediamo un po' cosa c'è. Promemoria. Miglioramento della sicurezza. Accidenti. In seguito ai recenti avvenimenti, questa struttura opererà entro standard di sicurezza migliorati a partire da subito. Il tesserino identificativo dovrà essere esposto sempre e dunque, e comunque, i civili dovranno essere registrati e sarà loro fornita identificazione temporanea mentre si trovano entro l'area della struttura. Non saranno ammesse eccezioni. L'aggiornamento dell'inventario delle scorte federali sarà più rigoroso, perciò evitate di rischiare il posto per portarvi a casa qualcosa. Sì, dico proprio a voi. Ho capito, questo siamo alla cosa nazionale, come si chiama? Protezione belle, ok. Ho capito. Consegna, molto interessante questo della consegna. Come l'altro detto, come dire, perfetto, dai. Abbiamo visto tutto, ho capito più o meno dove siamo, scusate.
Scusate, allora stavo dicendo, andiamo pure di sotto, o di sopra, penso più di sopra non c'è niente. Riserve alimentari federali. Perfetto. E vediamo un pochino da dove cosa riusciamo a fare. Perfetto. Allora, sembrerebbe un posto piccolo. Oh, salve. Cosa c'è di bello, di buono? Mettiamoci stealth, voilà, che con lo stealth attivo la talento che non faccio attivare le trappole, se no è un casino. Vediamo un po'. Cazzo, non vedo. Chi da là? Non sono stato io, perché io le trappole non le ho fatte saltare. È stato sto imbecille di dietro. Ecco. Qua giù, signora. Ma che qua giù, vai via te da qui. Oh, ma c'è altre strade. Vabbè, intanto vediamo. Solite cose. Uno di questi giorni mi ci metto, ragazzi, prendo tutto quello che c'è da prendere di armature, che le devo col talento al massimo le scomporrò tutto. Oh, 96, da che ci manca poco. Le scomporrò tutte per far sì che possa prendere tutti i materiali che mi servono per fare la build finale, quindi sì. Allora, vediamo un po', questa la spegniamo, grazie. Non lascio mai un lavoro a metà. Mi fa tanto piacere. Bravo. Sì che sei un uomo. Yeah. Oh, togliti dal ca... Ma che pezzo di merda. Gli venisse un colpo sto stronzo. Sempre tra i coglioni. Ma cazzo, ti sparano. Fa qualcosa. Niente di meglio di un po' di azione per pompare l'olio nei condotti, Come l'hanno fatto male sto companion, veramente. Sta sempre attaccato ai coglioni e non fa niente. Allora, andiamo a vedere qua. E qua. Tanto ormai ci siamo. Leggiamo i denti e siamo a posto. Ok, preso tutto. Allora, via quanta roba. Era un sacco di latine. Ho spinto per sbaglio, scusate. Allora, abbiamo una strada che non abbiamo percorso, ricordiamocelo. E qua non vedo un cazzo. C'è della luce, eh. Oh, salve! Era meglio che... meglio averla accesa. Il Fatman. Fatman costa tantissimo ed è, fa anche tanto danno. Non so se ho preso delle munizioni, però insomma sì. Ok, questo c'è. Questo c'è. Tante strade. Quale percorrerò? Ah, è una bella domanda. Questa è un'altra strada che porta a un'altra strada che porta a un'altra strada. Accidenti. Vorrei poterle fare tutte, io inizierei dall'inizio, se no mi perdo. Tanti saluti. Iniziamo da questa. Vediamo dove porta. Intanto carichiamo. Vedo delle... Vedo. Queste non dovrei poterle attivare. Infatti, vedete, non sono attivate. Di solito quando siamo così vicini si attivano subito. Però lui questo talento non ce l'ha, quello che mi preoccupa. Ecco qua. Quello che mi preoccupa è che se vado qui posso dopo, sì, con un piccolo salto ci arrivo. Allora, perfetto, abbiamo preso un sacco di mine. Il fatto di poter disinnescare è una bellissima cosa. Speriamo di trovare una rivista. Non ne ho idea, però la mia speranza è quella. Un po' per adesso lo stealth sta funzionando bene, sono sempre nascosto. C'è nessuno, ovviamente. Funziona bene questo cazzo. Non capisco se sono io o è lui il problema. Oh, salve. Porca merda, è a terra! C'è una voce da uomo, quindi da qualche parte c'è qualcun altro. Uscite e affrontateci, se ne avete il coraggio. Giusto perché siamo in stealth, Vuoi un megafono la prossima volta, non lo so. Ecco qua. Al posto. Solo scaldato. Mi fa tanto piacere. L'inverno sarà sicuramente utile. E vabbè, andiamo avanti. Oh, salve. Granata. C'è qualcuno là fuori? No, no, assolutamente. Sono in pace. Ok, questa è una via senza uscita. Di lo sotto penso. Dove sarà? Credi poi che la voce la sento qui dentro, ragazzi. Io non lo vedo. Sì, bravo, bravo, complimenti. Ok, andiamo. Pensavi di poterti nascondere da me? Ti è andata male. Sì, è fumato completamente, lo sappiamo. Non ci faccia niente. Ok, io andrei dall'altra parte perché di sotto sono abbastanza convinto che ci sia un'altra strada, perché io non posso risalire da lì. Quindi vuol dire che sicuramente più avanti c'è un'altra strada. E io proseguirei in questa direzione. Qua c'è un'altra strada, abbiamo detto. Qua. E vediamo dove porta. Beh, dai, sono contento. Stiamo facendo più o meno tutto. E può darsi che sia questa la parte sola. Non è detto, però voglio guardare. Però non c'è niente, quindi non lo so.
Sì, potrebbe quasi esserlo. Vediamo un po'. Sì. Siamo andati nella parte sotto. Benissimo. Quindi, in teoria, qui c'era uno che avevo ammazzato da qualche parte. Lì. Accidenti. Ok, fatto. Acqua. E quando c'è acqua, di solito c'è radiazioni o Mire Look. Quindi stiamo molto attenti. Vediamo un po' se c'è qualcosa qua. Non c'è niente. Andiamo a prendere tutto. Qui si può andare. C'è una porta. Sperando che si possa aprire da qui. E vediamo dove porta. Signora? Zitto. Non parlare, perché quando parli dici solo... qualcosa di utile? Sì. Zitto però, eh. Oh, ma c'è tanta strada da fare. Shh. Oh, l'ho preso. Almeno qui ho avuto il bonus. Ok, e anche qua. Che cazzo è stato? Niente, niente, tranquillo. Non è niente. Ok, aspetto la radio. Conosco sta zitto. Che ne pensi? Non saprei. Ti preoccupi. Ma con chi parla? Sì, probabilmente hai ragione. Ah beh, a posto. Vabbè, se sono contenti loro, insomma, sì. Allora, vediamo un po'. Basta che non inizi a farneticare. Mamma mia, che gente. Allora, vediamo un pochino. Oh, di qua. Ce l'abbiamo fatta, perfetto. Bene. Sì, dai, non è andata male male. Io penso che di essere abbastanza soddisfatto. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare. A sto punto andiamo di qua. E di qua. Io sono venuto di qua, vero? Sì. Quindi posso andare di qua. E si sale, interessante. Oh, che cazzo sì. È stato? Niente, niente. Tacci i denti. Ho sfiorato. Eccoci qua. Oh, quanto mi dispiace. Oh, quanto mi dispiace. Ecco qua. Siamo a posto. Ricordiamoci che devo tornare indietro, perché ci sono altre strade da percorrere e le vorrei prendere. E quante. Un'altra porta. E c'è un'altra che non abbiamo ancora aperto, eh. Porta. Cosa? No, no, niente, niente. Allora, sto posto da che doveva essere? Andate, andate, per tutto. Accidenti. Oh, gli ha fatto saltare un braccio. Mamma mia, da che doveva essere piccolo? La prossima volta sto zitto, che è meglio. Accidenti. Ok. Questo e questo. Vediamo se c'è altro. Cerchiamo di esplorare bene, perché potrebbe... Oh, la vernice quanto mi servirà più avanti. Non immaginate. Guarda, hai visto qualcosa, allucinazioni. Vediamo un po', Medix, un pennello, il pennello un po' anche non servì, però. Andiamo un po' a vedere. Mondo. Uno schedario e una porta che assomiglia tanto a quella. Sto vedendo se era... Può darsi che sia quella laggiù. Sì, speriamo. Mi ha fatto perdere un colpo. Ok, sono venuto da lì. Cerchiamo di capirci, se no... Non riuscirò a forzarla. Oh! Un brutto, brutto guaio. Va bene. Cerchiamo di farcela bastare. Una cassaforte, non l'avevo vista. Va bene, abbiamo questa. Aia. Oh, ce l'ho fatta. Bene. Sì, molto. Oh. Finalmente troviamo il calibro 50 e 44 vari. Bene. Sembrerebbe quella porta che ho detto. Guarda, guardate, c'è una porta. Esatto. Oh, cazzo. Ti va di giocare, eh? No, no, assolutamente. Dove cazzo siete? No, sporca di quella vacca, mi sono incastrato. Calmi, non c'è fretta. Ti prenderò, bastardo. Ok. Ma cos'è stato? CT. Eh no, ho preso un coltello che non mi frega niente. Dove sei? Ah, è la fine della quest. Ok. Ah. Mamma mia. Munizioni, password, delle riserve alimentari federali, che sia quello per l'arduo. Speriamo, dai. E questo qui. Allora, esploriamo bene adesso, eh. Cerchiamo di prendere tutto. Oh, salve. Eccellente. Hai trovato un numero del manuale operazioni segrete AS. AS, US. È più difficile di... Oh, finalmente. Questa è una cosa che mi aggrada parecchio. Oh, che sei qui da qualche parte. Ma con chi parli? Ok, ho preso tante belle cose. Ho preso tante belle cose. Non penso ci sia... Oh, terminale baso. Vediamo un po'. Cosa c'è di bello? Poi ci salutiamo. Ce l'ho fatta.
Eh sì. Mia sorella ha beccato un paio degli uomini di Tower Town davanti all'ingresso principale. Lil e io li abbiamo interrogati e pare che la dieta a base di liquidi che stanno facendo al birrificio non sia sufficiente. A quanto pare Tower Town intende venire qui a prendere il nostro cibo con la forza. Che ci provino pure quegli idioti ubriaconi. E non me l'ha segnato sulla mappa? Evidentemente già ce l'avevo, perché questo è un nuovo posto. Lil non c'è più. Tower Town e i suoi ragazzi oggi sono venuti al deposito. Nel caos Lil è scomparsa. Ho mandato fuori una squadra a cercarla, ma temo per il peggio. Se Tom le ha messo le mani addosso, sta però il cuore e quel bastardo lo inchioderò al muro. Benissimo. Va bene, dai, li leggo. Tanto penso che siano cose abbastanza... Adesso ve le faccio vedere, dopo me le leggo anch'io. E siamo a posto. Comandi, vabbè, comandi, siamo a posto. Vabbè, ragazzi, direi che ci possiamo fermare qui. Per questo video è tutto. Vi invito come solito. Lasciate un like, un commento se vi piace la serie. E fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi do saluto a Shiva. Ciao, ciao.